Ciao ragazze, non fate caso al trucco perché non so come sto messa, ma praticamente mi sono truccata questa mattina e mi sto sciogliendo praticamente. Forse è andato via anche un po' di ombretto sulla palpebra. Da genia che sono, non avevo messo il primer, quindi vabbè. Volevo fare questo tag che ho visto sia da Generalia sia da Miss Penny 09 e diciamo che non amo tantissimi tag in genere. In linea generale, però questo l'ho adorato da subito perché io amo Instagram, quindi ce l'ho anche da non molto, però l'ho amato fin da subito e quindi praticamente adesso vado su Instagram. Allora, prima domanda: da quanto tempo sei iscritta ad Instagram? Praticamente da quando più o meno ho il telefono, lo smartphone, quindi da circa febbraio più o meno. Qual è stata la prima foto che hai pubblicato? Questa della mia angolina, la mia gatta. L'ho scritto solo su Instagram, yeah! Ed era 25 settimane fa, 25 settimane fa, quindi 8, 2, 6, 20, oddio, non so, sì, tipo da febbraio. Vai spesso su Instagram? Con che frequenza? Sì, vado spesso, ci vado spesso. Non so dire con che frequenza, ma molto spesso, durante la giornata, soprattutto comunque nel pomeriggio e in serata. Qual è la tua foto peggiore su Instagram? Secondo me ce n'è più di una. Però, la mia foto peggiore, secondo me. Allora, questa anche potrebbe essere. Con la mascherita piperita, questa, oppure ce n'è un'altra che secondo me è bruttissima. Che coraggio ad averla pubblicata, eccola. Oppure questa, oddio, che brutta! Questa forse è la più brutta. Ero appena tornata dal villaggio della salute, quindi ero praticamente tutta rossa, tutta bellissima. Vabbè, qual è la foto che ha avuto più successo? Qua e secondo me questa, forse il tiramisù che ho fatto. Di solito le foto che hanno più successo sono o quelle di Angolina della mia gatta oppure quelle del cibo. Questo è il tiramisù che avevo fatto un po' di tempo fa, 5 settimane fa, era buonissimo tra l'altro. Oppure il mega ordine che avevo fatto delle Yankee Candle, ma ancora quest'inverno. Intanto arrivano le notifiche. Pari merito il mega ordine che avevo fatto delle tartine di Yankee Candles e una grande. E sì, non ho fatto il video perché vabbè, comunque spesso le metto su Instagram le mie tartine, comunque sì, a me piacciono un sacco, le adoro. Avevo fatto questo mega ordine 17 settimane fa, non so, sì, verso primavera, l'avevo fatto su un sito, poi c'era anche una promozione che aveva una jar in regalo, un piccolina. E infatti ne ho un sacco ancora da provare perché cioè praticamente sto a posto per un anno. Quanti followers hai e quanti ne segui? Ecco, proprio ieri, l'altro ieri, ho raggiunto i 1000. Aspetta, dov'è che eccolo qua. Proprio ieri ho raggiunto i 1000, 1019 e ne seguo 41, ne seguo pochi effettivamente ancora. E insomma, per aver appunto iniziato da febbraio con Instagram, insomma, già tantissimi, siete già tantissime anche qui. Infatti vi ho messo grazie, la foto di thanks, grazie perché siete già tantissime. Che bello, mi piace, sono contentissima poi che siete così in tante, che mi seguite anche qui perché mi piace un sacco, veramente Instagram lo trovo molto più intimo, non so come dire, molto più familiare, mi piace un sacco poter condividere le foto, penso che con le foto si possa esprimere veramente tanto e adesso ci sono anche i mini video su Instagram che però io non posso fare perché non ho ancora l'aggiornamento con Jelly Bean. Quindi non li posso ancora fare, però mi piacciono tantissimo. Chi
Chi è l'ultima persona che ha messo mi piace a una tua foto? Francesca Ruggiu. Quindi, ciao Francesca. Cita una persona famosa che segui. Non è che seguo tantissime ragazze famose. Comunque, seguo per esempio Lolla, Mr. Berry Fields e Michelinia, che però non posta tantissimo. Su Instagram, devo dire. Mostra da una a tre foto che preferisci. Ah, una è di Angolina, ovviamente. Aspetta, se la ritrovo. Che ho fatto quest'inverno è bellissima. Eccola qua. La prima è questa. Praticamente Angolina che guarda fuori dalla finestra la pioggia, perché è bellissima questa foto. Mi piace un sacco. Stupenda. Forse questa mi era venuta particolarmente bene con il nuovo taglio appena fatto. Ah, l'ultima foto, una delle ultime che ho postato e l'altra sera quando sono uscita, vediamo se la trovo, se la trovo. Eccola qui. Con la pochettina e sì. La gonnellina bianca era uscita, ma questa pochettina è bellissima. Non so se si vede. È quella lì. Bellissima, l'avevo presa anni fa, veramente anni fa, a Milano in una bancarella, in una di quelle bancarelle. È bellissima questa pochette. Ultima domanda, qual è l'ultima foto che hai postato? Sempre Angolina. Questa. Che è appunto a caldo, poverina. A caldo e a sonno, quindi lei sì. Posto parecchie foto di Angolina, del cibo, del make-up, un po' di tutto veramente. Quindi niente, questo era il tag. Se avete voglia potete rispondere o sotto al mio video, sotto al video di Generale o sotto al video di Miss Penny 09, insomma, dove vi va. Questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Eccola, ve la volevo far vedere visto che non si fa mai vedere nei miei video. Piccolina. Sì, ciao piccolina. Ma tu cosa vuoi fare? Se vuoi che ti gratto la pancia? Sì. Piccolo, dove sei? Dove sei? Fatti vedere bene. Fatti vedere bene. Piccola, che perde tanti peli, infatti gli abbiamo messo un altro lenzuolo sopra il letto, che così bellissima, eh? Ecco, va bene, adesso intenta a sì, a pulirsi. Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao Angolina. Ciao. La mamma si è tolta lo smalto. Ciao ciao.